questo racconto di Gianluca, che prima del libro è andato su un sito che poi purtroppo abbiamo chiuso, sul libro è stato ampliato, è la lettera di Susi, in effetti, che mi inviò. Io solo ho cercato di cambiarla, perché appunto perché ritorno al fatto che tutto quello che scrivo, che cerco di scrivere, è autobiografico. Gesù si era scritto: io mi chiamo Susi Cimignello, vorrei raccontare la storia di Gianluca, un ragazzo che era stato, un ragazzo che amava vivere, aveva questa attività, tante passioni, la passione poi l'aveva portata nel lavoro. Gli ho chiesto a Susi: sì, Susi, la posso pubblicare su questo mio blog, però cambiando un pochettino la prospettiva. Vediamo, io sono Susi Cimignello, parliamo di Gianluca, io sono Gianluca, parliamo al presente, non al passato, perché Gianluca è un ragazzo di questa città, un ragazzo come tutti noi che aveva tante sogni, speranze e quant'altro, che a un certo punto della sua vita ha incontrato quasi per caso chi gli ha dato la morte. Quindi Gianluca in effetti ero anche io, era Susi ed era tutti quelli che poi hanno letto questo racconto sul blog, che poi è andato sul libro ed è piaciuto ed è interessato anche sul libro. Da qui è nata il racconto di... Io in pratica ho solo prestato, diciamo, le mie conoscenze, ma il libro, il racconto parte da Susi e parte da dentro di tutti noi, tutti quelli che lo leggono si sentono parte del racconto, tutti si sentono Gianluca quando leggono, almeno quello che mi hanno raccontato gran parte, che hanno letto questo piccolo racconto. Festa dell'illegalità, invece, per passare ad un altro discorso, credo quasi, condivido praticamente tutto quello che ha detto Arnaldo, alcune cose si potrebbe disquisire, tipo tu dicevi lo Stato non è forte, lo Stato è molto forte, però non ha proprio interesse di poter debellare e determinare, perché se volesse ha le risorse e la capacità di poterlo fare, ma non ha proprio interesse per me determinate situazioni, purché siano limitate in determinati ambienti, in determinate classi sociali, vanno bene che siano basta che non debordino, un po' come il un giorno fuori di casa mia c'era un piccolo nido di vespe. Allora mia moglie disse: guarda, togli quel nido di vespe, andai lì, ma disse: poverino, stai facendo il nido, lasciami stare. Dopo un mese non uscì neanche, entrarono 3-4 vespe, andiamo a vedere, c'era un nido di questa portata. Dovete andare in ferramenta a comprare lo spray, la tuffa, fece un lavoro esagerato per togliere le vespe. Se l'avessi tolto lì per lì una mazza da scopa, le vespe, le 3-4 vespe, che sarebbe andata da qualche altra parte, invece è diventato questo nido che ho rischiato pure di prendere uno shock anafilattico. Perciò lo Stato ha la volontà, ha la possibilità e le risorse per poter debellare il cancro della mafia, della camorra o di chissà cos'altro, non ha proprio la volontà di farlo. Le manifestazioni sono importantissime, però io ricordo una cosa che lessi tanti anni fa, non ho poi approfondito, rischio di sbagliare: ci fu un omicidio a Melito e fu organizzata una manifestazione contro la camorra 14-15 anni fa probabilmente, e c'era un'intercettazione telefonica, c'era il boss di Melito sotto intercettazione, il sindaco chiamò il boss e disse: senti, questa è un'organizzata manifestazione, hanno chiesto di partecipare, come faccio a non partecipare? E il boss dall'altra parte disse: boh, il problema ci sta a fare manifestazione contro la camorra, a me che me ne fotte, vai e fai la manifestazione. Invece a queste volte è nato il festa dell'illegalità perché periodicamente vengono ancora tuttora, soprattutto in passato, organizzate manifestazioni a favore della legalità, e partecipavano personaggi, soprattutto amministratori pubblici, che oggi sono inquisiti per reati di mafia, ci sono processi in corso che hanno o associazione a delinquere di stampo mafioso o associazione esterna di stampo mafioso. Quindi se quei personaggi celebravano, ancora tutt'oggi c'è qualcuno che celebra la legalità, io e i miei amici non possiamo che celebrare l'illegalità, invertiamo il paradigma, perché noi non ci abbiamo proprio nulla a che spartire, ma dal punto di vista culturale siamo persone educate, ma sono personaggi che quando li incrociamo, non parlo dei camorristi, parlo appunto di questi pseudo amministratori pubblici, che quando li incrociamo gli diamo anche il saluto, nonostante siamo persone che i nostri genitori ci hanno conosciuto, cresciuti con valori culturali forti, purtroppo ci obbligano a evitare anche il saluto dell'incrocio a questi personaggi. Quindi se questi personaggi celebrano la legalità, e fino a quando
questi personaggi celebreranno la legalità e avranno platee per poterlo fare e avranno fondi pubblici per poterlo fare, allora noi, io e i miei amici, i miei familiari celebreremo l'illegalità.